della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo deciso di offrirvi cultura a tema. Oggi infatti andremo a scoprire le numerose figure femminili che popolano le sale di Palazzo Barbarano d'Apporto. La prima sala che vi presentiamo solitamente non è aperta al pubblico. È situata al pian terreno ed è soprannominata la Sala della Minerva. Nel Cinquecento questa era la stanza privata della moglie del committente di palazzo, Flaminia Bissari. E questo è deducibile dall'inventario risalente al 1592, che attesta proprio all'interno di questo ambiente la presenza di alcuni mobili, tra cui un letto in noce e diverse sedie e sgabelli. La particolarità di tale stanza risiede nella sua decorazione, che si sviluppa sia sul soffitto che sui fregi delle pareti e si distingue tra stucchi e affreschi, di cui ricordiamo il nome dell'artista Giambattista Zerotti. Il tema su cui si incentra questa decorazione proviene dal mondo mitologico e da quello allegorico. Sul soffitto troviamo infatti rappresentati i dei dell'Olimpo e i vizi e le virtù. Ai due lati opposti della sala si affrontano da una parte una figura bendata con le orecchie d'asino che rappresenta l'ignoranza e dall'altra la nostra protagonista di oggi, Minerva. Minerva, che è la raffigurazione della sapienza, è contraddistinta dai suoi attributi classici che sono la civetta, l'elmo e la lancia. La seconda protagonista femminile che incontriamo oggi risiede alle mie spalle e appartiene a un ciclo di affreschi che furono realizzati da Gian Domenico Tiepolo nel Settecento, incentrati sul tema di Ercole e le sue vicende. Attualmente l'identità di questa figura femminile, di questa bellissima donna, è ancora incerta. Gli esperti propendono da una parte per Onfale, dall'altra invece per Deianira. L'ipotesi, diciamo, più acclamata è quella relativa appunto a Deianira, la moglie di Ercole. Lei qui ci è presentata come una bellissima donna vestita di sola tunica, ma la cosa, diciamo, distintiva, l'elemento distintivo che la lega all'eroe mitico è proprio la presenza della clava. Secondo il mito, Ercole e Deianira, da ritorno dal loro matrimonio, furono in qualche modo costretti e obbligati a attraversare un fiume, ma l'unico modo per attraversarlo era quello di farsi trasportare dal centauro Nesso. Nesso accompagna per primo Ercole, ma quando è il momento di andare a recuperare anche Deianira, approfitta della situazione e tenta di violentarla. Ercole, richiamato dalle grida di Deianira, volge lo sguardo verso Nesso e gli scaglia una freccia nel cuore, ma Nesso, prima di morire, dice a Deianira di raccogliere il suo sangue perché questo era visto quale sorta di pozione amorosa, e quindi nel momento in cui Deianira si fosse trovata nella situazione di vedere Ercole innamorato di un'altra donna, avrebbe potuto usare il sangue di Nesso appunto per scongiurare l'innamoramento. Questo infatti avvenne più tardi, perché Ercole dopo pochi anni si innamorò di Iole e, presa dalla gelosia, Deianira decise di far indossare al suo sposo una tunica imbevuta del sangue di Nesso, che in realtà si rivelò una pozione di morte. Infatti Ercole, preso dal dolore dopo aver indossato la tunica, decise di suicidarsi e di conseguenza Deianira, presa dal dolore, si impiccò. Tornando alla rappresentazione che Gian Domenico fa di questa figura, questa bellissima donna è rappresentata come una statua classica anche nella posizione, è inserita addirittura in un'edicola che richiama molto da vicino il teatro olimpico, ma a discapito di ciò la sua acconciatura rimane comunque settecentesca, quindi in linea invece con il gusto del tempo in cui visse lo stesso pittore. Deianira domina questa bellissima sala, ma non è l'unica figura femminile presente. Infatti si contrappongono ad essa figure provenienti sempre dalla mitologia classica, come ad esempio arpie, ninfe e anche satiresse. Ci troviamo qui ora nella sala dell'allegoria matrimoniale. Il nome lo dà la raffigurazione
che sta al centro del soffitto, che vede rappresentata appunto una figura allegorica del matrimonio che tiene in mano il gioco, attorno alla quale gravitano altre figure, tra cui un giovane incoronato dalla buona fama e il tempo. Al di là del significato allegorico, questa sala è legata a una figura femminile realmente esistita, che fu la consorte del primogenito di Montano Barbarano, Elisabetta Barbarano. Infatti, l'intero ambiente fu decorato per ultimo proprio in occasione delle nozze. L'ultima figura che vi presentiamo oggi si trova nella sala cosiddetta di Venezia. Si situa sul camino ed è realizzata a stucco. Si tratta della Galleria della Pace, una figura femminile rappresentata nelle vesti di una condottiera, intenta bruciare le armi che stanno ai suoi piedi. Vi ringraziamo per averci seguito in questo tour virtuale, nella speranza di rivederci presto. Buon 8 marzo!